Teatro Carignano, 26 novembre, 1 dicembre 2024. Repliche accessibili. Il giardino dei ciliegi di Anton Chekhov. Regia di Leonardo Lidi. Al Teatro Carignano va in scena lo spettacolo Il giardino dei ciliegi con la regia di Leonardo Lidi. Le repliche dal 26 novembre al 1 dicembre sono accessibili tramite sopratitolazione in italiano e in italiano semplificato con descrizione dei suoni, audiointroduzione, audiodescrizione in cuffia e tour tattile. La durata dello spettacolo è di 1 ora e 40 minuti senza intervallo. Trama e personaggi. Il giardino dei ciliegi, ultima opera teatrale dell'autore russo Anton Chekhov, debutta nel 1904 a Mosca. La vicenda si svolge in una grande villa con un bellissimo giardino di ciliegi nella provincia russa. L'aristocratica Liuba e la figlia Ania tornano nella loro tenuta dopo un lungo soggiorno a Parigi. La donna ha sperperato le sue ricchezze e rischia di perdere tutto. Il ricco mercante Lopakin si offre di aiutarla a ripianare i debiti. Le suggerisce di abbattere i ciliegi e costruire delle case da affittare per l'estate. La donna però rifiuta. Il giardino racchiude i ricordi di una vita e non vuole distruggerlo. Ma il tempo passa e l'inerzia della donna e della sua famiglia mettono a rischio la proprietà. L'opera descrive il mutamento delle condizioni delle classi sociali, la superficialità dell'aristocrazia e la sua incapacità di accettare il cambiamento, l'emancipazione dei servi e il loro desiderio di rivalsa. Scene e costumi. La scena alterna la stanza dei bambini, in cui sono cresciute Liuba e sua sorella Lenia, e il giardino. In entrambi i casi la scenografia è minimale. I muri della camera sono rappresentati da teli di plastica trasparenti. Il soffitto è definito da una struttura metallica con lampade al neon che illuminano con una luce fredda il palcoscenico. Gli unici arredi presenti sono delle sedie di plastica bianche. Il giardino è rappresentato da una pedana di legno inclinata che occupa tutto il palcoscenico. Attrici e attori indossano abiti contemporanei. Tutti vestono in modo informale, tranne il mercante Lopakin, il contabile Epikodov e il vecchio servitore Firs, sempre eleganti. Autore e regista. Anton Chekhov è stato uno scrittore e drammaturgo russo tra i maggiori autori letterari e teatrali europei del XIX secolo. Nella sua ricca produzione letteraria ha portato in scena le amarezze e le delusioni dell'umanità del suo tempo, rivoluzionando la drammaturgia del suo paese e di tutta Europa. Leonardo Lidi è regista e interprete di teatro e cinema. Ha ricevuto importanti riconoscimenti in ambito teatrale. Ha portato in scena versioni originali dei grandi classici del teatro internazionale. Nel triennio 2021-2023 è artista associato del Teatro Stabile di Torino e dal 2024
è regista residente e direttore della Scuola del Teatro Stabile di Torino. Info, prenotazioni e biglietti. Per maggiori informazioni scrivici ad accessibilità@teatrostabiletorino.it o chiamaci allo 011 51 69 460. Prenota in anticipo i biglietti specificando eventuali necessità all'indirizzo biglietteria@teatrostabiletorino.it o al numero 011 516 9555. Le persone con disabilità hanno diritto al biglietto ridotto e l'accompagnatore ha diritto all'ingresso omaggio. Teatro Carignano, Piazza Carignano 6, Torino. Orari spettacoli: martedì e giovedì ore 19:30, mercoledì e venerdì ore 20:45, sabato ore 18:30, domenica ore 16:00.